Nadia Toffa ha un uomo nella sua vita. Di chi si tratta? Negli ultimi anni la vita ha rifilato tremendi colpi bassi a Nadia Toffa. Nonostante sia nuovamente alle prese con la malattia, ci dimostra che cosa significa avere coraggio e carattere. Siamo dunque felicissimi che abbia una persona speciale a fianco. Nadia Toffa e l'uomo al suo fianco. L'inviata e conduttrice delle Iene ha raccontato, in un'intervista concessa a Liberi Tutti, inserto del Corriere della Sera in edicola venerdì 15 febbraio con il quotidiano, parla della lotta continua col cancro. Ma trova il modo pure per svelarci una bella, bellissima notizia nella sfera privata. Come lei racconta, ha una sorta di compagno che la aiuta nei momenti bui, trasmettendole forza. Una persona che, come dice Nadia Toffa, la supporta. Quando si vedono, ogni tanto, intrecciano le mani e inscenano un giro tondo saltellante come bambini impazziti. I capelli le sono ricresciuti, il sorriso, a dispetto delle battaglie è sempre rimasto con lei, e nel programma si traveste da fatina. Probabilmente è lo stesso uomo con cui si era mostrata tempo fa sui social. Precisamente il 14 dicembre scorso, quando postando uno scatto a due, aveva raccontato di aver trascorso una bellissima serata, ricca di chiacchiere e risate. E così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo per Nadia Toffa. Si chiama Max e c'è sempre per lei e così lei per lui. La grande paura. In larga maggioranza, ovviamente, il pubblico la sostiene. Tuttavia, c'è chi la critica per raccontare la malattia in pubblico. Ma lei, Nadia, rivendica il diritto di parlarne apertamente. Non è esibizionismo né la voglia di credersi invincibile, piuttosto un diritto a sentirsi umani. Si spende per far sentire meno solo chi si trova nelle sue identiche condizioni. Malgrado appaia sicura di sé e convinta, anche Nadia Toffa ha debolezze. Teme la madre resti sola. Le madri non dovrebbero mai restarlo.